Percorso alla scoperta del buddismo è un programma di studio di livello intermedio della filosofia e della pratica buddista, sia teorico sia pratico, che ha per obiettivo quello di permetterci di approfondire i temi fondamentali del buddismo. Quali sono i principi etici che ci permettono di avere una vita sana in armonia con noi stessi, con gli altri? Il karma, la teoria della rinascita. Che cos'è la mente e qual è il potenziale della mente? Come lo possiamo sviluppare? In che modo impegnarsi e intraprendere un cammino strutturato che possa permetterci di realizzare il nostro potenziale interiore? La scoperta del buddismo è sicuramente il corso che una persona che ha appena intuito le potenzialità del percorso buddista desidera sicuramente fare, perché la scoperta del buddismo approfondisce e apre la strada della pratica e quindi apre davvero la strada per la trasformazione interiore e riuscire a sviluppare totalmente quelle qualità umane che abbiamo già percepito di avere e che però ancora non sappiamo esattamente come sviluppare. Questo tipo di programma si caratterizza anche per il fatto di affrontare tutti questi temi da più angolature e quindi anche di trovare quei punti di contatto con la visione occidentale di questi temi e anche con la visione scientifica moderna, in modo tale da poter integrare con il nostro retroterra culturale. Se noi consideriamo la nostra vita di oggi, siamo tutti immersi in una dinamica frenetica. Abbiamo numerosissimi impegni familiari, impegni di lavoro, impegni sociali. Tutto questo è parte della nostra vita, non c'è nulla di male. Però ci toglie energia, ci distrae dal raggiungere quelle cose che tanto desideriamo fare, che però non riusciamo mai a fare perché il tempo non ci basta mai oppure perché non abbiamo l'energia di inseguirle. Questo percorso di studio si svolge in 14 moduli che si sviluppano nell'arco temporale di 2 anni. Si tratta di incontri mensili e nel corso di ciascun fine settimana viene affrontato un argomento specifico. E in generale abbiamo 14 argomenti che sono poi strutturati in moduli che raggruppano 3 soggetti per volta. Ci sono lezioni frontali con gli studenti, sessioni di domande e risposte, ci sono anche delle occasioni di meditazione guidata. Poi abbiamo anche dei moduli di pratica, che sono dei fine settimana dedicati all'integrazione, in cui si approfondiscono e si rivedono gli argomenti trattati nei fine settimana precedenti e si dedica la maggior parte del tempo alla meditazione. Questi fine settimana sono importanti, hanno un senso, perché hanno una necessità di essere pratici, quindi devono portare a una reale trasformazione interiore. E questa trasformazione può avvenire soltanto nel momento in cui noi portiamo nel quotidiano, nella nostra esperienza personale, quello che abbiamo imparato. Normalmente noi pensiamo che l'apprendimento sia in 2 fasi, quindi un apprendimento di informazioni, di nozioni e poi semplicemente riuscire a ritrasmettere queste informazioni agli altri, quindi generalmente pensiamo soltanto in 2 dimensioni. Il sentiero spirituale invece deve essere tridimensionale, dove la terza dimensione è l'integrazione, il portare queste conoscenze nell'esperienza personale. La scoperta del buddismo è rivolto a tutte quelle persone che hanno già completato un percorso di studio iniziale, come ad esempio l'ABC della meditazione oppure i fondamenti del buddismo, però anche a quelle persone che magari pur non avendo frequentato questi corsi hanno comunque delle solide basi di conoscenza del buddismo perché magari hanno frequentato lezioni con Lama Tibetani e altri insegnanti. È possibile partecipare in 2 modalità fondamentalmente, in modo residenziale, quindi venendo qui all'Istituto Lamazon Kappa nei fine settimana di insegnamento, avendo un contatto diretto con l'insegnante e anche con tutti i partecipanti al corso, oppure anche in modalità online, quindi come studio a distanza, da casa. E grazie soprattutto a questo strumento utilissimo che abbiamo a disposizione, che è il Centro Studio Online, dove gli studenti, i partecipanti, possono poi scaricare direttamente a casa tutto il materiale come audio degli insegnamenti oppure registrazioni di meditazioni guidate e poi ancora tantissimo materiale anche cartaceo da stampare di insegnamenti di altri lama con approfondimenti e questo è un validissimo strumento per poi studiare anche a casa.
percorso alla scoperta del buddismo ha proprio questo obiettivo, quello di fare chiarezza nel mare di informazioni sul buddismo che abbiamo a disposizione e permettere alle persone di non sentirsi sole in questo percorso, ma che ci sono altre persone che desiderano farlo e che insieme è più facile farlo.